oggi con me ho l'onore di avere Giovanni Manetti, presidente del Chianti Classico. Quindi direi di iniziare subito, se ci puoi esporre innanzitutto le zone, le aree del Chianti Classico e ovviamente con le dovute differenze, perché ogni cantina, ogni vigna può produrre un vino diverso, ma quali caratteristiche danno queste aree al vino che poi troviamo? Allora, il Chianti Classico è una denominazione antica che viene prodotto sul territorio del Chianti, denominato del Chianti, cioè del territorio che storicamente, geograficamente si chiama Chianti, che si trova in mezzo alle due città, Firenze a nord e Siena a sud. Quindi proprio in mezzo a queste due città così meravigliose c'è questa campagna altrettanto bella e suggestiva che si chiama la zona del Chianti, dove si produce il Chianti Classico. È un territorio antico, dove si fa vino da sempre, direi dagli Etruschi, è molto vario al suo interno e si compone di vari villaggi. Quindi partendo da nord, San Casciano Valdipesa, Remi Chianti e il nuovo comune di Tavarnello Barberino Valdelsa, nella parte fiorentina, quindi la parte che prima apparteneva alla provincia di Firenze, mentre i comuni di Radda, Castellina, Gaione, Castelnuovo d'Arbenga e un piccolissimo Lembo di Puglia Ponzi nella zona senese. Però ecco, al suo interno è estremamente varia, c'è una grandissima diversità e è anche intenzione nostra andare sempre di più a esaltare queste differenze che provengono, insomma, ecco, che poi si vanno a sentire sui vini prodotti all'interno. Anche perché uno pensa Chianti Classico è quello, invece no, ci sono veramente tante differenze già solo all'interno di un singolo territorio, quindi figuriamoci all'interno di tutte queste aree che ho appena esposto. Ma il vino sempre di più è frutto, insomma, della combinazione di uomo e territorio, no? E qualità sempre di più vuol dire riuscire a trasferire il territorio altro. Questo è il tipo di qualità che viene sempre più richiesto e apprezzato sul mercato e penso sia la chiave per vincere anche le sfide future. Quindi dobbiamo essere bravi a fare questo. Il nostro territorio è estremamente vario e veramente ogni villaggio ha una combinazione di microclima, di natura del suolo, di altitudine, di esposizione diverse. Quindi ogni villaggio produce vini leggermente diversi fra di loro. E quindi anche diciamo così, nell'ottica di differenziare sempre di più la nostra produzione, quindi andare a cercare di soddisfare desideri del consumatore sempre più specifici, esigenti e ampi. La valorizzazione di queste differenze penso che sia una delle cose che dovremo fare Infatti, se si potesse, adesso domanda quasi opposta, riassumere il Chianti Classico con pochi e sintetici aggettivi, quale userebbe? No, domanda non facile perché anche qui ci sono molte differenze. Ecco, solo non basta, No. però senz'altro direi elegante. Elegante in quanto pieno di armonia, quindi ogni cosa all'interno del bicchiere di Chianti Classico è al suo posto, c'è un profumo molto molto accattivante di piccoli fiori, penso alle viole a mammole o poi la ciliegia tipica del Sangiovese, no? Che può andare dal rosso allo scuro, quindi quasi alla marasca, spezie di estrema ricchezza e complessità, note minerali, quindi che ricordano proprio la roccia, la terra, quindi ecco, eleganza nei profumi, eleganza nel sapore, l'acidità, la struttura tannica, il corpo, sono tutte, ognuna di queste componenti sono in armonia fra di loro. E a me piace pensare che ci sia proprio anche un collegamento, no? Fra l'armonia del vino, che è la sua qualità essenziale, principale, e anche l'armonia del paesaggio, no? Il paesaggio chiantigiano Paesaggi, tra l'altro ogni volta che passiamo per l'estate si rischia sempre di fare incidenti perché uno si mette a guardare i paesaggi è un e paesaggio rischia di molto distrarsi. modellato dall'uomo in secoli e secoli, è un paesaggio che ha ispirato tutti i grandi artisti del Rinascimento fiorentino e dove c'è una grande armonia fra il vigneto, gli olivi, i boschi, queste colline molto morbide, sinuose, c'è questa contaminazione positiva, no? Fra Esatto, il vino e il l'armonia paesaggio. nel bicchiere anche fuori effettivamente è un nesso veramente da sottolineare. Lei è il 14º, se non sbaglio, presidente del Consorzio del Chianti Classico, immagino avrà
molti impegni e anche molte sfide in vista nei prossimi anni. Qual è la più grande che devo affrontare? Innanzitutto è una grandissima responsabilità perché all'interno del consorzio ci sono 510 soci, di cui più di 350 bottigliano direttamente il vino che producono, quindi la responsabilità è veramente enorme e da cercare di soddisfare al meglio le esigenze e i desideri di tutti e soprattutto quello di garantire un'adeguata remunerazione a queste aziende. Certo. Quindi riuscire a fare in modo che l'agricoltore riesca a ripagare tutti i suoi sforzi che quotidianamente mette in atto al meglio e permette anche di fare degli investimenti. Quindi la valorizzazione del vino Chianti Classico è l'obiettivo principale. Cercare di vendere al meglio, di produrre sempre di migliore qualità e di affrontare i mercati più importanti e più interessanti. Infatti l'affrontare i mercati penso sia anche una chiave, l'ho visto anche con molte iniziative, quindi eventi, manifestazioni che aumentano poi quella che deve essere giustamente la percezione del prodotto stesso. Assolutamente il consorzio è molto attivo nel marketing, nella comunicazione e un buon consorzio, un consorzio che lavora bene è essenziale perché anche le piccole aziende riescono ad avere successo sul mercato. E a me piace pensare al consorzio come una porta aerea, no? Che si carica tutti i piccoli aeroplanini sul ponte e attraversa gli oceani, quindi va ad affrontare mercati anche lontani dalla loro produzione, però ecco, svolge un ruolo veramente importante nell'aiutare gli agricoltori, le piccole Entrare aziende. in vista verso Sì, anche fare mercati impresa. già affermati, altri nuovi Abbiamo magari. poi la fortuna di avere un marchio molto forte, il Gallo Nero, è uno dei marchi italiani più famosi al mondo, e quindi avere questa bandiera comune aiuta anche lì a farsi conoscere e ad avere sempre più successo. Accennava a 510 soci, se non sbaglio 150 aziende singole. Come si prendono anche a livello pratico, organizzativo, anche le decisioni all'interno di un consorzio così ampio e come avvengono appunto tale decisione? In modo assolutamente democratico, No. cioè, a premettere questo, quindi i soci, 510 soci, erano invitati almeno una volta all'anno a partecipare a un'assemblea dove si discute non solo di bilancio, ma anche delle prospettive future, delle strategie che vengono messe in atto. E, i 510 soci, poi, una volta ogni 3 anni, eleggono un consiglio di amministrazione. Composto da rappresentanti di aziende social. Questo consiglio è composto da 21 membri che rappresentano varie anime all'interno della denominazione e a capo di questo consiglio di amministrazione c'è un presidente che è sottoscritto in questo caso. Conoscerà. Quindi il lavoro quotidiano viene svolto non solo dalla struttura ma anche dal consiglio di amministrazione e poi riferisce all'assemblea, quindi a tutti gli altri soci. Quindi questo consiglio sarebbe un po' come in politica, diciamo, quasi dei rappresentanti di diverse zone che fanno quasi da portavoce, ovviamente poi tutti coordinati sulla Di stessa diverse linea. zone, anche di diverse categorie, perché ci sono anche aree diverse, ad esempio piccole, più grandi. I viticoltori giocano un ruolo primario, quindi sono la stragrande maggioranza. Però abbiamo anche dei viticoltori associati, canti cooperative, oppure aziende che imbottigliano prevalentemente, quindi più imbottigliatori. Però ecco, rappresentano una parte minoritaria rispetto al grosso dei soci che sono viticoltori. Questo quindi dico, dobbiamo soddisfare gli agricoltori, i viticoltori, perché bisogna dare sempre più valore al lavoro dell'uomo e al lavoro Certo, della terra. esatto. Infatti proprio anche per dare valore alla terra, al vino e quindi all'esperienza, secondo me è molto importante anche l'enoturismo che sta andando sempre più a prendere piede negli ultimi anni. Come la vivete a livello di consorzio, cioè ovvero qual è la vostra visione dell'enoturismo? Secondo voi è importante anche che ci sia un'esperienza a tutto tondo di un eventuale consumatore, quindi nel caso anche turista? Oppure preferite prendere altre strade? No, è senz'altro un'attività molto molto importante. E penso che il territorio di Chianti Classico sia molto ben organizzato da questo punto di vista.
anzi penso sia uno dei territori viticoli dove l'enoturismo è nato prima, e quindi quasi, la quasi totalità delle aziende chiantigiane è visitabile, quindi organizza dei tour per chi vuole, per gli appassionati del vino, turisti con degustazioni. Molte di queste aziende sono organizzate anche con dei piccoli ristoranti, trattorie all'interno, si organizzano corsi di cucina, giri in biciclette per le vigne, ci sono percorsi d'arte sempre più importanti, quindi ecco, turismo esperienziale ma anche sostenibile, perché anche a livello di sostenibilità ambientale il Chianti Classico veramente è molto avanti, anche a livello di stessa attività comunque aiuta veramente a fine anno a avere una bella entrata, semplicemente anche per mantenere la stessa azienda, quindi molto alto, è veramente anche una risorsa fondamentale. È una risorsa fondamentale sia dal punto di vista economico che finanziario, quindi una cosa senz'altro da sviluppare. E poi permette di far conoscere all'amante del vino il luogo, il territorio da dove il vino prende origine, le persone che producono questo vino, quindi le storie, no? Sono tantissime storie personali, familiari dietro a ogni bottiglia di vino, e questa è una cosa che piace sempre di più al consumatore. Anche il vino è proprio storia appunto da raccontare, perché ovviamente all'interno del bicchiere ci sono tantissime esperienze che uno può fare, ma quando arriva veramente a visitare l'azienda, a conoscere anche chi c'è dietro, lì poi è la vera magia. Questa intervista andrà su Instagram, quindi sui social. Il passaggio dall'analogico al digitale piano piano sta avvenendo in concomitanza, non sono poi ambiti che si fanno concorrenza. La vede come un'opportunità per le aziende, quindi anche poi come un potersi anche rivolgere alle generazioni del futuro, oppure? Assolutamente sì, a livello di consorzio siamo molto attivi, già dal 2012 siamo presenti su Instagram, e questo senz'altro ci dà molta visibilità e ci stiamo tuttora investendo, insomma, prevediamo di sviluppare questo canale social ancora di più, e soprattutto con l'avvento della possibilità di mettere il video, no? Coinvolgimento sempre maggiore, un'immediatezza. Riesce a portarti dentro anche una cantina, molte volte sono un po' visitare la cantina tramite stories o video, comunque sotto le altre modalità, visitare anche semplicemente come spettatore esterno, quindi anche questo. Assolutamente, quindi ecco, è un modo senz'altro per migliorare la conoscenza, no? del prodotto, parlo dal punto di vista dei consumatori. Certo. E dal punto di vista delle aziende è un'opportunità, perché ci permette di comunicare meglio quello che facciamo, e senz'altro un grande passo avanti. Quindi il passaggio dall'analogico a quello digitale, insomma, è una vera e propria rivoluzione, è paragonabile a quella industriale del 1800 e presenta tantissime opportunità. Io direi che non c'è miglior modo anche qui di finire questa intervista. Ringrazio il Presidente di essere stato nostro ospite, e quindi direi di fare un brindisi al Consorzio Chianti Classico. Salute.